Se tu dell'umanità, non importa niente. o se pensi che l'umanità si realizzi attraverso qualche cosa d'altro, non c'è più l'ideologia. Poi la politica c'è ancora, ma è puro potere. Insomma, l'ideologia è un dover essere. In assenza dell'essere, è un dover essere. C'è dover essere nella misura in cui c'è un investimento sulla idea che il mondo com'è non va, è possibile e giusto rifarlo in un altro modo. Possibile, cioè ci sono le forze storiche soggettive. È giusto, cioè è oggettivamente accettabile e anzi è necessario cambiare. Allora, come vedete, l'ideologia è qualcosa di assolutamente centrale e importante. Non è quello che ci hanno insegnato, cioè un branco di scalmanati che per fortuna sono stati spazzati via dalla storia, dall'avvento glorioso del neoliberismo. Altro che morte delle ideologie. Noi non possiamo non starci dentro un'ideologia. Poi ci si può stare dentro consapevoli o inconsapevoli. Certamente l'ideologia è moderna. Nessuno nella premodernità, qualunque cosa intendiate per premodernità, nessuno ha mai affidato alla politica il compito di rifare l'umanità, tranne Platone, che ha una grandezza mostruosa anche per questo, perché è riuscito a pensare una cosa che praticamente nessuno capiva. Aristotele non pensa che la politica sia rifare il mondo, la politica è il mondo, come così com'è. Ci sono diverse fenomenologie della politica. Platone era capace di pensare che con la filosofia, non perché il mondo è vuoto, ma perché la filosofia è la potenza stessa del mondo, con la filosofia ti impegni in un'operazione che è sempre politica. E che ha come posta in gioco il fatto che l'uomo viene reso divino per quanto è possibile. Perché fa tanta fatica? Questa fatica la fa la modernità per forza, perché le è scomparso il fondamento. Ma perché Platone fa una fatica? Perché per lui era successo qualche cosa del genere. Siccome era un ragazzo sensibile, era rimasto offeso dal fatto che avevano assassinato Socrate. Il tramonto del sole che dimostra che viviamo nel male è che hanno assassinato Socrate legalmente, per cui il massimo della perversione. E allora il mondo va rifatto. Questo lo dice Platone. Noi, più modestamente, ci accorgiamo a un certo punto che Dio non è più il nome della pace, ma il nome della guerra. E che non si può più dire la politica è questa cosa. Perché non è la politica, non è. Non è. Per di più, dentro ci stanno pure i capitalisti che distruggono la società dall'interno, la rendono tarlata finché non crolla. Allora è chiaro che la politica o diventa appunto la giungla e non è più un problema perché è il nostro destino di disperazione. Oppure hai la speranza. E la speranza non può essere che il dover essere. E il dover essere non può essere che l'ideologia per il popolo. La fatica terrificante che fanno gli storici per parlare di ideologia a partire dai contenuti diventa irrilevante. I contenuti di un'ideologia sono rilevanti nella misura in cui quell'ideologia prende il potere e allora è chiaro che se il potere l'ha preso Goebbels è seccante. Ecco, sì, ma per un discorso teorico sull'ideologia i contenuti non sono rilevanti. La sfida più grossa oggi non è criticare i contenuti, ma è scovare l'elemento dell'ideologia dentro il discorso su se stesso che fa il mainstream, che è un discorso che dice che non è un discorso ideologico.
Io sono la democrazia, non vorrai dire che la democrazia è ideologica. Dico, per la miseria sì che è ideologica la democrazia, che cosa vuoi che sia? La verità oggettiva? Sarebbe un dover essere la democrazia. Avrebbe dei presupposti questo dovere? O è arrivato come un meteorite e ce lo dobbiamo tenere? Ma come, non credi negli universali? Io no. Il che rende l'universale non più universale. Se poi non ci credono più neanche i cinesi, siamo già un miliardo e mezzo in meno. Questo sforzo degli storici di analizzare l'ideologia a partire dai contenuti è vano sostanzialmente. Tutte le distinzioni, le tassonomie che vengono poste in essere per classificare le ideologie. Per cui, le ideologie olistiche, le ideologie individualistiche, le ideologie del libro, le ideologie senza libro, e poi la destra e la sinistra. Croce e delizia di ogni classificazione, ma quella ideologia lì è di destra o di sinistra? Allora dice, ma che cosa vuol dire destra? Cioè, che cosa vuol dire sinistra? Voi vedete che ci sono dei partiti votati soltanto da quelli che abitano le ZTL che si dicono di sinistra. I partiti votati da quelli che stanno nelle periferie che si dicono di destra. Vedete che dentro la destra ci sono i liberisti e gli statalisti. Beh, vedete che tutto il discorso dell'ideologia è un discorso ideologico da cui non si esce. È una lotta di ismi dentro cui tu stesso finisci, tranne che tu non faccia l'operazione filosofica di andare all'origine, prima di arrivare alle strutture e poi dalle strutture all'origine, senza di che resti prigioniero degli ismi e delle loro lotte. Sei condannato a non capirci un accidente. E allora finisci dicendo, ma sì, ma destra e sinistra roba che non vale più niente, così, e, ma sì, ma poi le ideologie sono tutte morte, ma cosa vuoi che sia, di cosa ti stai occupando, perché scrivi un libro sull'ideologia? E invece con l'ideologia, vai attorno alle uniche cose che sono degne di essere studiate e comprese. Perché pensiamo nel modo in cui pensiamo e perché molto difficilmente lo vogliamo ammettere. Perché stiamo dentro la metafisica e perché non vogliamo accorgercene? Perché ragioniamo in termini di dover essere e lo spacciamo sempre per essere, quando il fatto che stiamo dentro il dover essere significa che l'essere non ci basta, perché non c'è? Naturalmente, come vi dicevo, è chiaro che questo libro nasce dall'incrocio che dentro di me sventuratamente si forma da sempre fra volontà di conoscenza e volontà di provocazione. E quindi il mio obiettivo è di dire che quando qualcuno dice che non c'è alternativa, cioè sta dicendo io verità, tu ideologia, quando qualcuno dice questo, sta facendo ideologia. Non c'è alternativa, there is no alternative, e questo è il massimo dell'ideologia. I primi ad adoperare il termine sono gli ideologi, ovviamente. Cioè Destude, Tracy, Cabani. Siamo praticamente alla quarta generazione illuministica. Sono dei sensisti all'ingrosso. Destude de Tracy, in un libro che si chiama Elements d'idéologie, elementi di ideologia, siamo fra il 7 e l'800, il cuore della rivoluzione francese. Lo studio, ma questo lo dice lui, cioè, ideologia è la stessa cosa che ideologia, è studiare qualche cosa di estremamente concreto
di cui c'è un'origine, io voglio capire qual è. Un prodotto tipico della lotta politica è la confusione linguistica, per cui la gente adopera la stessa parola per dire cose opposte. Se riuscissimo a trovare in modo preciso il significato delle parole a partire dal dato dei sensi, dal quale dato si formano le idee, e potessimo dire questa parola esprime questa idea e solo questa, allora non ci sarebbe più conflitto a livello linguistico. Sono i tentativi che precedono la cibernetica, cioè produrre un linguaggio artificiale conosciuto, perfetto, di assoluta precisione, allo scopo di rendere la vita priva di conflitti. È quello che facciamo tutti i minuti con i computer, no? Non c'è programmatore di computer che non ragioni così. Un programmatore di computer toglie addirittura i sensi e dice: invento un linguaggio perfetto e con quello ci intendiamo senza alcun fraintendimento. Perché? Perché è un linguaggio preciso che non consente sfumature. L'obiettivo, appunto, è eliminare la vanità, la vacuità, l'incertezza, dopo che hai riconosciuto che la parola, che la tale idea è la combinazione di certe sensazioni, inchiodi e dici: bene, d'ora in poi adopereremo sempre questa parola con questa accezione. La zoologia sta qui, cioè portare il discorso sulle idee a un livello puramente materiale, sensistico, è come studiare i riflessi di un animale. Dentro l'obiettivo di stabilire il dominio sociale e politico della ragione intesa come scienza delle idee. Allora, se avete un po' di fiuto di storia del pensiero politico, questo è un progetto sostanzialmente comtiano. Voi capite Comte a partire da questo retroterzo. Ma al di là di questo, la cosa buffa che Destutt de Tracy, Cabanì e il primo Mendebiran, poi Mendebiran diventa un insopportabile spiritualista, vengono letteralmente aggrediti da Napoleone, il quale dice che la loro, che questi ideologhi, è lui che inventa il nome, questi ideologi sono propugnatori di una metafisica tenebrosa. Dunque, questi qui volevano essere illuministi che illuminavano e vanno incontro subito alla definizione di metafisica tenebrosa. Cioè sono portatori di un progetto necessariamente fallimentare di fondare la società e lo Stato sulla astrattezza della loro pseudoscienza. Il loro obiettivo, vi dicevo, era quello di, una volta riconosciuta l'origine materiale delle idee, era di irrigidire il tutto e formare una società ben funzionante perché priva di ambiguità. E allora questi qua a Napoleone, che la politica la faceva sul serio, sembrano dei pazzi. Dice, perché dice, la vera politica, dice Napoleone, consiste nel conoscere la concretezza passionale del cuore umano, altro che i meccanismi di generazione delle idee, la concretezza passionale del cuore umano, cioè la vera natura dei popoli, storicamente maturata. Io, che modestamente me ne intendo, vi dico che la politica si fa così. E loro sono ideologi, sia perché hanno inventato questa brutta, buffa parola, sia sono ideologi perché non capiscono niente. Ecco, la grande contrapposizione fra il vero sapere e il sapere fasullo,
si istituisce a partire dagli ideologi che volevano fare l'esatto opposto. Volevano essere loro i portatori del vero sapere contro il sapere fasullo e vanno a sbattere niente meno che contro Napoleone, che rovescia la frittata e dice: voi siete astratti, voi ideologi siete ideologi. Voi siete astratti, non capite niente della concretezza storica. È un bel apologo, cioè comincia male la storia. La storia dell'ideologia comincia con gli ideologi che si fanno danni agli ideologi. Poi vengono malmenati moralmente durante la Restaurazione come scribi di Robespierre, questo dai cattolici. Non si capisce perché, perché Robespierre non provava molta simpatia per il corso. Di solito i filosofi gli tagliava la testa, Robespierre. Per cui, sventuratissimi. Però hanno il copyright della parola. E soprattutto si sperimenta in corpore vili la dialettica dell'ideologia, che parte per illuminare e finisce illuminata, finisce bollata come oscura e falsa. La fortuna dell'ideologia non nasce dagli ideologi, che nessuno conosce, ma da Marx e Engels, i quali recuperano la parola dalle polemiche della Restaurazione, appunto, dove la parola era tutta negativa, cioè gli ideologi sono gli scribi di Robespierre, intellettuali idioti e sovversivi a un tempo stesso, adoperandola in modo ostile e negativo, ma con una sofisticazione interna infinitamente superiore. Come sapete, c'è questo libro, L'ideologia tedesca, che non è un libro, che non esiste, è stato letto tardi, a partire dal 1926, messo insieme in un qualche modo da qualcuno, e poi dopo qualche anno rismontato e rimontato. È un libro che non esiste, sono dei fascicoli di appunti, di riassunti dei testi della sinistra hegeliana. Per cui non ha, Gramsci non lo conosceva, non l'ha mai letto, non l'ha mai visto. Che cos'è l'ideologia? Un discorso dialettico, tipico della dialettica, che non è di separare, ma è di superare. E l'ideologia è ciò che va superato, ma è necessaria, non si vive senza ideologia. Nessuno vive, nessuno è mai vissuto senza ideologia. L'ideologia è il modo con cui un sistema pensa a se stesso, un sistema economico, politico, sociale. È la autogiustificazione di un sistema. Marx non aveva nessuna intenzione di generalizzare, di fare sociologia della conoscenza. Qui sta facendo un discorso intellettuale e al tempo stesso violentemente politico. La sinistra hegeliana è fatta da gente che non capisce niente, perché è prigioniera del discorso moderno e crede di essere critica e non fa altro che ribadire quel discorso. È il giovane Marx che vuole essere diverso da Bauer, vuole essere diverso da Feuerbach. Marx ha il genio di dire: voi non parlate di Hegel, non vi permettete, che non ci capite niente. Hegel ha capito tutto e naturalmente non ha capito niente. Ha capito tutto perché ha preso il mondo com'è, perché il mondo è davvero come dice Hegel. E al tempo stesso il mondo è l'esatto opposto di quel che dice Hegel. Ma non si può essere un po' hegeliani e un po' no. Va assunto tutto Hegel. Cioè Hegel ti fa vedere una cosa che lui ha capito meglio di ogni altro, cioè che questo mondo è spirito. Perché forse c'è perfino arrivato a capirlo, perché c'è la società civile, perché c'è il soggetto e c'è la società civile. E poi si è fermato e gli ha detto: ho trovato l'essenza di questo mondo, il fatto che
è spirito, è dissolto. Allora, se aveste capito Hegel, non direste Hegel avrebbe dovuto essere democratico. E perché mai avrebbe dovuto essere democratico? Hegel capisce il mondo com'è. Non è importante quello che quella aggiunta di democratismo che Hegel poteva metterci o poteva non metterci. Il punto è perché il mondo è spirito? Perché il mondo è spirito? Voi altri dite che il mondo deve spiritualizzarsi ancora di più, deve essere ancora più astratto, deve essere ancora più universale. Cioè, volete la democrazia, dove tutti gli uomini sono tutti uguali, politicamente. Bravi merli, avete realizzato lo spirito, cioè il mondo che ha la propria essenza nell'uguaglianza formale dell'umanità. Complimenti. E non capite che il problema è lì, che bisogna uscire da questa strana metafisica che Hegel ha colto meno di ogni altro, per cui il mondo è al tempo stesso materia e spirito. Ma non capite che questa è la borghesia. Ma non lo capite perché non siete dei geni come me. Non capite che è la borghesia che dice voglio l'universale perché al tempo stesso dentro l'universale potrò coltivare il mio particolare. Questa è l'ideologia, voler l'universale per coltivare quello particolare, attenzione, credendoci, credendo davvero, perché l'ideologia non è menzogna, credendo davvero che ciò che va bene per la General Motors vada bene per gli Stati Uniti, che quello che va bene per la borghesia va bene per il mondo. Siccome la borghesia vuole l'universalità dello spirito, per i propri affari particolari, ma non può non volere l'universalità dello spirito, non può non volerlo, non può non credere che quella sia, che quello sia il destino della storia, che essa incarna, che questa astrazione che consente la sua concretezza sia il non plus ultra dell'umanità. Questo è il ruolo. Non si tratta di dire che bisogna essere un po' più democratici, un po' più astratti, un po' più universali. Ma per carità, Hegel ha capito benissimo che questo mondo oggi è fatto così. Non ha capito perché è fatto così. E soprattutto non gli importava niente di andare oltre questa struttura del mondo. Cioè, non gli importava niente di fare dello spirito qualcosa di più che lo spirito assoluto. Perché lo spirito oggettivo è uno spirito crocifisso nel mondo. Uno spirito dentro la contraddizione, non gli importava niente di eliminarla la contraddizione. E a me sì, invece, voi dite che vi interessa e ci cascate dentro più di tutti. Più siete democratici, più siete dentro la contraddizione. Siete dentro. Perché la democrazia politica vuol dire essere dentro la contraddizione. Ecco, voi siete l'ideologia tedesca. Hegel è la punta massima del pensiero umano. Voi siete i parassiti di Hegel, io sono quello che capisce voi e vi disprezzo, capisco Hegel, lo critico e lo venero e lo realizzo togliendo l'ultima contraddizione, cioè togliendo la filosofia. Tanto l'ha mezza ammazzata anche Hegel, l'ha fatta diventare storia, geografia, economia politica, tutto quello. E io la farò diventare comunismo. E non ci sarà più filosofia, non ci sarà più ideologia e avremo fatto del mondo la casa dell'uomo, ma non la casa dell'uomo astratto, democrazia, la casa dell'uomo intero. Poi questo lo capisce poi dopo, perché nel 48 è ancora molto democratico. Dopo che il 48 viene obliterato dalla reazione, allora entra davvero dentro l'economia politica e capisce che il proletariato è qualcosa di legato a filo triplo al capitalismo, che va studiato meglio, eccetera, eccetera. A quel punto pensa di aver individuato il soggetto sostanza, quello che non fa ideologia. Quello il cui punto di vista parziale è capace di illuminare
ma non dal di fuori, perché sennò non sarebbe un pensatore dialettico. Illuminare dal di dentro la storia del mondo. Quello che fa davvero ciò che l'ideologia non sa fare, cioè portare la luce nel mondo. L'ideologia porta la luce fotografando il mondo com'è, non ha la forza per cambiare, non ha la forza per uscire dalla struttura metafisica. Non fa altro che riprodurre. Marx affida al pensiero di matrice hegeliana il compito di uscire dal pensiero, che è una cosa dell'altro mondo. Attraverso il pensiero, uscire dal pensiero, facendo precipitare il pensiero in una sostanza soggetto fenomenologica, che però è il proletariato, che è la parte che è il tutto. Noi diciamo, ma è come i borghesi sono una parte e vogliono essere il tutto. No, perché i borghesi, quando vogliono essere il tutto, istituiscono un'alienazione fra la società e lo Stato, fra l'uomo che lavora e il cittadino che va a votare. Il proletariato è parte e tutto senza alienazione, togliendo l'alienazione. È la parte che diventa tutto togliendo l'alienazione, di cui esso è la prima espressione. Dunque la parte che diventa tutto togliendo se stesso. Detta così è Lukács. Togliendo se stesso. Ovviamente Stalin era contentissimo, dice ti tolgo io, tranquillo che ti tolgo io. Però c'è questa idea sacrificare del proletariato. Come c'è l'idea sacrificare della filosofia. La filosofia è la macchina che adoperi fino all'ultimo, è la macchina che ti dice adesso scendi e vai a piedi, che ti porta dove devi scendere e andare a piedi. È la scala che devi buttare via dopo che te ne sei servito. Non puoi non servirti, te la devi buttare via. Tutto ciò è anti-ideologia, perché tutto ciò ha la pretesa di essere verità. Proprio così, verità. Quando Hegel diceva il vero è l'intero, diceva esattamente questa cosa. Cioè, non si può parlare di verità se non possedendo intellettualmente la conoscenza dell'intero processo dialettico, per cui c'è una parte che riesce, che è prodotta dal tutto e che riesce a essere il tutto in un modo superiore. Il vero è l'intero. E quando si parla di ideologia si parla di uno sforzo di verità fallito nell'ideologia, realizzato nella filosofia pratica, che non è la practice filosofia.